Dare un futuro più sereno e la possibilità di studiare a cinque giovani studenti napoletani e calabresi, orfani degli appartenenti alla Polizia di Stato, scomparsi prematuramente. A Napoli sabato mattina al Maschio Angioino consegnate le borse di studio assegnate dal Rotary International Distretto 2100, consegnate nell'ambito dell'iniziativa Rotary per le Forze dell'Ordine. Nella realtà il Rotary ha voluto con questo service, sempre ben saldo al nostro primo ideale, che è servire al di sopra di ogni interesse personale, quello di voler dare un concreto e tangibile segno di vicinanza ma anche di riconoscenza alle nostre forze dell'ordine. Il progetto è stato supportato e finanziato da una parte di club della Campania della Calabria, dal Rotary International 2100 e dalla BCC Napoli. Ai nostri microfoni il presidente Amedeo Manzo. Continua il nostro percorso di contaminazione, di speranza, di fiducia, cercare di portare avanti questo lievito che può far fare la differenza. Oggi è il Rotary, ieri era Confartigianato, domani sarà un altro evento, un'altra testimonianza, molte di queste sono silenziose, nel quale la nostra banca stende una mano ai più deboli, ai giovani, agli anziani, a chi soffre, in questo caso agli orfani della Polizia di Stato, che è un organismo importantissimo che vigila sulla libertà e sulla sicurezza non soltanto delle banche ma tutti gli imprenditori della nostra città. Il progetto rotariano costituisce un segno di vicinanza e riconoscenza nei confronti delle forze dell'ordine, apprezzato molto dal questore Antonio De Jesu. Un grande ringraziamento a Rotary, un'iniziativa piccola grande cosa, destinare a raccogliere dei fondi per borse di studio per gli orfani della Polizia di Stato, porta orgoglio alla Polizia di Stato. Io sono qui anche in rappresentanza del Capo della Polizia per ringraziare i Rotary di questa bella iniziativa, una piccola grande cosa che ha avuto peraltro un grande riscontro, perché tantissimi club del Rotary hanno aderito e le borse di studio sono state implementate.